Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Ciao a tutti i nostri amici radioascoltatori, teleascoltatori e internettiani. Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento con FIASP Podismo Informato, qui dalla sede di Caffè TV Caffè 24 che ci ospita per questa telecronaca. Allora io passo subito la parola a un collegamento che sta fremendo dietro le quinte perché è prossima una manifestazione molto molto carina e sicuramente divertente visto il gruppo spumeggiante. Alessandra, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Alessandra. Ciao. Cosa hai da raccontarci di bello? Di bello che domenica prossima, 8 ottobre, c'è finalmente la nostra marcia Accogliamo le Terme, con partenza dalla Casa San Marco a Monte Urtoni, a fianco al Santuario. È la seconda edizione. È una marcia ludico-motoria aperta a tutti, i percorsi sono diversi, ci sono i 7 chilometri per tutti, sì. Pianeggianti, poi ci sono i 13 chilometri, gli 8, i 13 e i 22 chilometri invece che sono misti collinari, anche questi sono percorsi diciamo adatti a tutti, forse quello da 22 è un po' più impegnativo. Ovviamente sono assicurati i ristori ogni circa 3-5 chilometri, ricchi ristori, e speriamo che il tempo ci assista. Poi collegato diciamo alla marcia dei podisti e dei runners c'è anche la marcia dei piccoli, dei bambini, quindi che fa parte del circuito del mini trail. È un percorso di circa 2 chilometri e le categorie dei bambini, l'età sono da 0 a 6 anni, la prima categoria da 6 a 12 anni, la seconda, e poi ci sono anche gli adolescenti dai 13 ai 14 anni. Per il mini trail è gradita la preiscrizione, c'è un modulo da compilare giusto per evitare code. Dove lo troviamo il modulo? Ma allora sulla nostra pagina Facebook e anche sulla pagina del mini trail che segue Matteo Grassi. C'è un form da compilare con i dati del bambino. I bambini più piccoli possono essere anche accompagnati dai genitori previa iscrizione dei genitori. Ai bambini, a tutti i partecipanti al mini trail è assicurato anche un piccolo riconoscimento che non è altro che una medaglia. Poi le sorprese lì saranno molte perché abbiamo la nostra mascotte che ci ha fatto compagnia anche lo scorso anno, che è Willy il Coyote. Sì. E poi va bene, ci saranno vari stand, vari gazebi con per esempio il gazebo della Maratona di Padova che farà pubblicità. Bene. Ci sarà anche probabilmente il gazebo per Corri la Mezza che si svolgerà fino a ottobre. Ma ci sono varie possibilità, ci sarà la possibilità di acquistare anche le torte diciamo di produzione artigianale, insomma ci sono tante cose, sarà una grande festa, infatti ci auguriamo che la partecipazione è numerosa sia dei gruppi diciamo affiliati Fiat che anche dei singoli. L'unica nostra diciamo speranza è che il tempo, visto ci sia d'aiuto, sì, sia d'aiuto, anche perché voglio dire il contesto è bellissimo, sono i nostri colli euganei, i percorsi sono meravigliosi, ci si avvicina all'autunno, quindi i colori sono veramente spettacolari, e se c'è una bella giornata offre scorci veramente indimenticabili. Non vorrei metterti in imbarazzo o a disagio, non so, ma che monti avete, che monti vediamo? Guarda, ti ho colto in fragante. Non,
Sì, nel senso che io non seguo direttamente i percorsi perché io mi, siccome nell'organizzazione di una marcia, no, affinché ogni, diciamo, cosa sia diciamo, organizzata alla perfezione, ci Certo, siamo divisi i compiti. fatto benissimo. Sì, perché Allora non ti è rimando all'anno sempre. prossimo. L'anno È prossimo ci sempre. risentiamo con la mappa di Sì. tutti di tutti i monti. No, volevo dirti anche che c'è la Certo. possibilità, visto che comunque partiamo all'interno di Casa San Marco, quindi vicino al santuario, c'è anche la possibilità, come l'anno scorso, di visitare la Grotta dei Presepi, che è stata molto apprezzata l'anno scorso. Poi c'è un grande parco, diciamo, un grande prato dove ci si può anche fermare, voglio dire, a fare il picnic o a divertirsi insieme. Bene, no, io invito anche chi ha tempo di fare due passi all'interno del santuario di Monte Ortone, perché è un chiostro che è veramente eccezionale, molto bello e tenuto meravigliosamente. Quindi so che fanno anche delle manifestazioni, dei concerti alla sera, quindi vale sicuramente la pena fare un salto, visto che siamo proprio, presumo siamo adiacenti, vero, alla manifestazione. Certo, certo, Vale proprio sicuramente, confinanti, certo. Quindi, confinanti, quindi anche chi esce dalla mensa, voglio dire, può fare un salto da certo. noi e godersi lo spettacolo. E volevo ricordare l'orario di Sì, partenza che è alle 8, perfetto. quindi ecco, conviene arrivare prima. Abbiamo vicino anche un buon parcheggio che è quello dello stadio di Monteortone, lo stadio di atletica, Sì. e poi lungo la strada abbiamo anche previsto, diciamo, dei nostri volontari che indirizzino le macchine ai parcheggi, diciamo, più vicini. È previsto il deposito, il servizio del Benissimo, deposito zaini, benissimo. per cui i runner, i podisti possono lasciare i loro oggetti personali, i loro zainetti, il cambio lì, e saranno custoditi, e basta. Sono previsti anche i premi per i gruppi, come di consueto, quelli più numerosi, insomma, un Benissimo. premio a tutti, diciamo, i gruppi che si sono preiscritti. Benissimo, Alessandro, ti ringrazio. Ci vediamo sicuramente domenica 8 ottobre a Monte Ortone. Speriamo che sia una bella giornata. In una bella giornata avremo belle scarpe corazzate per il trail e facciamo un Sì. bel giretto ugualmente con i colori autunnali. Perfetto. Ciao. E spero anche che ci siano delle sorprese lungo il percorso, come ultimamente anche gli altri gruppi stanno organizzando nei vari ristori. Bene, bene, Va quindi bene? tutto da percorrere allora. Esatto. Ciao Alessandro, grazie infinite. Grazie, grazie Bocca al lupo. a voi. Ciao. Allora, concluso con Alessandro che ci ha dato un po' lo spunto per questo fine settimana, continuiamo con la nostra rassegna di marce. Sempre domenica 8 ottobre abbiamo a San Martino di Lupari, Corri con i Lupari. Marcia podistica ludico-motoria, sempre in filiera FIASP, i percorsi sono 6, 10 e 16 km. La partenza è dalle 7:30 alle 8. Vicino al municipio, in Largo Europa. Il prezzo dei biglietti è sempre lo stesso come di consueto nelle nostre marce, quindi 2 euro per i tesserati e 2,50 euro per i non tesserati. Leggo ci sono anche dei parcheggi, quindi vicino alla biblioteca e appunto vicino al comune. Domenica 8 ottobre, sempre domenica, un'altra manifestazione interessante che sta partendo con la sua prima edizione. Il gruppo è il Mivau, Mivau in Villa. È una visita alle risaie di Busiago. È un allenamento ludico, collettivo ludico-motorio. La partenza è un po' insolita, partenza alle 10:30, scusate. Per permettere appunto a chi vuole fermarsi poi dopo la camminata, la passeggiata, di fermarsi per il pranzo. Infatti il costo delle iscrizioni è 2 euro per i tesserati e 7 euro con il buono per il pasto, per il pranzo successivo. Deposito zaini, percorsi 6 e 10 km. Partenza da Villa Busseto a Bussiago di Campo San Martino, Padova.
I nostri amici e mi ricollego, di solito fanno anche un bel appuntamento, un allenamento collettivo che se non sbaglio è martedì. Quindi passiamo ora con Mivao, Campo San Piero, al martedì e gli organizzatori è Caput Mundi. Sempre martedì abbiamo a Piove di Sacco il training organizzato da SD Rain Runners. Partenza alle ore 8 per chi corre nei percorsi di 10 km, mentre per chi cammina la partenza è un po' anticipata di 5 minuti, quindi alle 7:55 si parte per i camminatori. Al mercoledì a Maserà di Padova cammina e corri per Maserà. Il gruppo che la promuove è il Podisti Maserà, la partenza alle 8 di fronte al municipio di Maserà. Mentre per quanto riguarda San Giorgio delle Pertiche, abbiamo Cammina e Corri per il tuo comune, organizzato da Atletica for Edil. E mentre a Montagnana Corri le Mura Corri, mercoledì, chiaramente i nostri amici di SD Corri le Mura Corri, partenza alle ore 8:20 e i percorsi sono sempre 6 e 8 km. Riparte il consueto appuntamento con la Palle O-Run. Adesso vi do anche eccolo qua, mercoledì 4 ottobre. Non mi si carica la pagina, portate un po' di pazienza, ma abbiamo qualche problema con il nostro connessione. Comunque, sempre il Palle O-Run appunto riparte da Rubano. Dal parco etnografico, ritrovo iscrizioni nelle ore 19:45. Partenza ore 20:30, i percorsi sono 10 e 6 km circa, c'è cioè il consueto deposito zaini. Riparte appunto l'allenamento collettivo con la Palle O-Run e quindi con il nuovo tesseramento per il nuovo, tra virgolette, anno sportivo. Mentre per quanto riguarda sempre passiamo al giovedì e abbiamo Chioggia. Attenzione, Chioggia mi hanno comunicato oggi che ripartono la prossima settimana. Quindi per questa settimana saltiamo. Il 12 c'è l'appuntamento giovedì 12 con gli amici dei Cavalli Marini a Largo Europa Sottomarina. Arzo Grande, sempre a giovedì, cammina e corri per Arzo Grande e Vallonga. Organizzato da GP e Arze Grande, partenza alle ore 8, fronte municipio. Mentre al lunedì è l'unico appuntamento con gli amici di Casal Serugo, cammina con Casal Serugo. Tutti i lunedì ritrovo alle ore 8, partenza ore 8:30 da Piazza Cesarotto. In tutti questi allenamenti vi ricordo, visto che ormai il sole ci ha abbandonato, di premunirvi con magari una pila, una torcia frontale o un materiale catarifrangente, perché purtroppo è buio e anche noi vediamo che la sera è un po' pericoloso andare a correre così sulle strade che magari in certi passaggi non permettono di essere al sicuro. Per quanto riguarda i nostri appuntamenti, proseguiamo con la rassegna marcia, diciamo fuori provincia, quindi domenica 8 a Villa Verla, terza marcia del Bambin Gesù, promossa dalla scuola di infanzia, asilo nido integrato. Ritrovo è ore 7:30 in piazzale delle feste via Papa Giovanni XXIII, partenza alle 8 alle ore 9:30. I percorsi sono 6 e 6 e 12 km, la chiusura della manifestazione è alle 12:30. Organizzato da Villa Verla SD. Mentre un'altra marcia, sempre nel Vicentino, marcia con il gusto, quindi ci aspettiamo sicuramente un ricchi ristori. Infatti, parte con una colazione, tre ristori con prodotti tipici e pasta party finale. Domenica 8 ottobre, percorsi collinari 6, 12 e 20 km. Partenza dalle ore 7 alle ore 9 da Villa Gazzetta. Contributo partecipazione 2,50 euro. Si passerà per tre comuni, quindi Vallicenza, Visoga e Sussona. Penso di sì. Allora, per quanto riguarda il Veronese, la polisportiva La Cometa a Raldon.
17ª edizione Passeggiata tra le fragole autunnali. Ritrovo dalle ore 7:30, dal partenza dalle ore 8 alle ore 9. E contributo con riconoscimento 3 euro, contributo al singolo 1,50 euro. I percorsi sono, vediamo se riesco a vederli, ma non li vedo in questo volantino. Sì, scusate, 5, 10 e 16 km. Ricordiamo di munirsi di tessera FIASP, quindi per non pagare lo 0,50. Mentre per quanto riguarda i nostri amici di GP Bancarella, i nostri amici perché sono tra virgolette vicini a Piove di Sacco, la 31ª Marcia Miran Città Verde è organizzata da GP Bancarella. I percorsi sono 7, 13, 21 e percorsi, scusate, la partenza è dalle ore 8 alle ore 9. Mentre per domenica sempre 8 ottobre, oh no, questo era il regolamento, scusate, dovrei avere l'ultima, ve la recupero. Sì, 33ª Marcia del Riso a infrazione Anson di Minerbe. I percorsi sono 5, 10 e 20, partenza dalle ore 7:30 alle ore 8:30. Con questo abbiamo concluso la rassegna marce di domenica prossima e degli allenamenti collettivi. Grazie a tutti e vi aspettiamo per chi nei paraggi a Monte Ortone con i nostri amici di United Trailer Running. Ciao e buona giornata a tutti. Caffè 24, Radio Genius e FIASP vi hanno presentato Podismo Informato.